Salve ragazzi e bentornati sul canale. Vi ricordo di iscrivervi se non vi siete ancora iscritti e di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video. Candela. Abbiamo un problema. Dobbiamo Ciao Lu, dimmi. tappare un paio di bocche. E dopo la serie di Sideway ti ho portato la mia Cindy. Ah. Ma il primo problema è il suo bacino. E che problema c'è sto bacino? Un pochettino troppo hula hoop. Perché ci sono le boccole usurate? Ah, io non ne capisco, ma io trovo i pezzi. Vabbè, what's the problem? I solving problem. Ma che mi metti le candele? Ah, vediamo cosa possiamo fare con il tornio, con il nostro fidato ed amato macchine Multitech 800 Plus. Tu dopo. Ora andremo a sostituire queste boccole con due boccole che andremo a fare al tornio in teflon con l'interno in alluminio e un bel bullone nuovo. Prima di realizzare le boccole al tornio dovremo andare ad estrarre le sue boccole originali. Ebbene, tornati sul nostro banco, dopo le operazioni di lavoro fatte al nostro tornio da amato macchine, questo è il risultato finale. Abbiamo due boccole in teflon con un'anima interna in alluminio che vanno preassemblate in questo modo e poi messe nella loro sede. Andiamo a ripetere anche da questo lato.
E questo è il risultato. Quindi abbiamo queste due boccole in alluminio che isolano, grazie a questo cuscino di Teflon, dalle vibrazioni. Per smorzare ulteriormente le vibrazioni, andremo a utilizzare sempre le loro molle originali, però andremo a mettere in tensione questa da questo lato tramite l'ausilio di un cuscinetto. In modo da diminuire il gioco e tenerlo bello rigido. Però questo non ci entra e quindi andiamo di nuovo al tornio. E questo è il risultato dopo le operazioni di tornitura. C'è un invito per la gommina e questo bullone sarà alloggiato nella sua sede originale, sfruttando anche il foro che abbiamo già in dotazione. Come vedete, scorre bene. Lo portiamo fino in fondo a battuta e da questa parte andremo a saldare un dado in modo da poterlo regolare con un pomolo. E aumentare il carico della molla stessa e quindi diminuire l'effetto ammortizzante, cercando sempre di diminuire le vibrazioni trasmesse al telaio in modo che le saldature non si vadano a crepare. E questo è il risultato dopo le operazioni di saldatura. Come vedete, il dado è stato saldato al tubicino. Al suo interno troverete questo bullone 17 tornito, montando la molla e un pomello, si riesce a variare l'altezza della molla e quindi la tensione al telaio stesso e in automatico la rigidità. Montiamolo sul telaio e valutiamo insieme se questa soluzione può funzionare, è utile o è semplicemente un big fail. Giunti al telaio, andiamo a montare il nostro telaietto nella posizione originale. In questo caso utilizzeremo dei perni pieni fino in fondo in modo da avere un centraggio ottimale. Andiamo a mettere un po' di spessori. Dado. Per due. Dado. Stringiamo ma non a morte. Ora andiamo a provare il pomello. Questo è il movimento naturale che fa un telaietto Minarelli. Vediamo ora, attuando la nostra regolazione del precarico della molla, e vediamo come le molle iniziano ad andare a contatto e a lavorare bene. Già c'è molto meno gioco, ma è comunque ammortizzato e lo si può sempre regolare per avere più o meno rigidità e risposta del telaio rispetto al motore stesso. Però non è un telaio saldato che poi la vibrazione viene trasmessa direttamente al telaio con il rischio di crepare le saldature o insorgere di alcune crepature che dovranno essere rintracciate e saldate. Così dovrebbe funzionare abbastanza bene. Vediamo poi il responso della pista.
Analizziamo insieme il pezzo e commentiamolo per capire dove sono i suoi problemi e soprattutto che problemi lamenta il pilota stesso o conduttore. Possiamo vedere che il componente è composto da due boccole in gomma e metallo, di cui una è abbastanza devastata e probabilmente sarà uno dei sintomi di questo ondeggiamento che lamentava proprio lui. Che dici, Lu? Sì, io non ne capisco, ma mi sentivo in un rodeo. Non è che Il fa motore saltava? saltava, ballava, si muoveva. Mi dava la sensazione di arcionarmi. Praticamente a sinistra andava bene, a destra. Allora, questo problema è un tipico problema dato dai telaietti Minarelli che hanno questo effetto doppia cerniera, perché questo telaietto di qua è imbullonato da una parte del telaio e quindi da questo effetto cerniera con queste gommine di qua e questa possibilità di movimento. E poi è incernierato in un secondo punto con i cuscinetti sul carter motore, quindi tu hai appunto un effetto doppio cerniera. Ora noi, per limitare questo effetto doppio cerniera, ondeggiamento, rodeo, dobbiamo andare a sostituire questi due componenti con delle boccole in teflon, con l'interno in alluminio e con un perno, poi per concludere andremo a mettere una boccola filettata e un dado 17 che andrà a diminuire la corsa stessa del telaio e le molle andranno a poggiare meglio in battuta e lo terranno più in tensione. Che ne pensi? Tu sai rilevare le misure? Penso che ad occhio dovrebbero starci, perché non mi chiamo Franco e non sono un Franco e io non sono per la franchitudine. Dici. Sì, perché poi ci devi mettere questo. Questo ci nuota. Ci fa il buco, qua non ci entra, ci fa il calco, nuota, non entra. Non entra, quindi si leva un po' di qua, si mette qua, qua lì, qua si prende la misura dei lati, poi ci metti il perno. Sì, ho capito, va bene, non sono cose che mi riguardano, io vado a trovare i prezzi. Trovami i Vabbè. pezzi buoni, per favore. Ciao. Ciao, a dopo. Ciao ragazzi, e al prossimo video.